Caro Kenneth, per colpa di questa malattia non ho potuto starti accanto come desideravo, perciò ho fatto promettere a tuo padre di farti avere questa lettera per accompagnarti, almeno con le mie parole, in quello che da ragazzina era il mio posto felice a Como. Il primo luogo che mi avvicinava prima di arrivare al posto in cui mi soffermavo di più era il teatro sociale. Ogni volta che ci passavo davanti sentivo spesso una musica bellissima. Vicino al teatro c'è un monumento importantissimo, il Duomo, è la chiesa più importante di Como. Di qui adoravo le sue cupole azzurre verdi. Ci stiamo avvicinando sempre di più al mio posto felice. Dirigiti verso il lago ad ammirarne la sua bellezza. Ad un certo punto intravederai da lontano un altro edificio magnifico, un museo, il Tempio Voltiano. A fianco al tempio avrai ancora la magnifica vista del lago e se niente è cambiato, ci saranno un sacco di uccellini che volano come pazzi. Ecco, qui il rumore del lago accompagnava la mia lettura. Il mio posto felice era proprio questo, una panchina dietro al tempio dove mi sedevo a leggere in tranquillità. Sei uguale a me e so che amrai questo posto come l'ho fatto io. Avrei voluto essere lì accanto a te nelle tue gioie per condividerle insieme e nei tuoi dolori per alleggerirli un po'. Il destino ha voluto dividerci, ma non è abbastanza perché io, anche se non mi vedi, sono lì con te. Ti amo, la tua mamma.